Gloria a Dio, ti adoriamo questa sera ancora una volta, ti benediciamo per questa ancora nuova occasione di stare davanti a te, o Dio del cielo e della terra. Grazie ancora una volta, perché nella comunione fraterna ci sentiamo bene insieme ai fratelli e le sorelle. Quando tu sei in mezzo a noi, noi insieme siamo uniti nel vincolo dell'amore. Signore, benedicici in questa riunione, in questa sera. Raggiungi il nostro cuore, raggiungi la nostra vita, toccaci con le tue mani meravigliose e gloriose, grande, come abbiamo cantato, profondo è il tuo amore. Dice l'Apostolo Paolo che è impossibile e conoscere tutto l'amore di Cristo, di Dio, ma ti diciamo, Signore, grazie comunque per quello che tu hai fatto, fai e farai anche in futuro per noi. Ti ringraziamo, ti benediciamo. Signore, raggiungi quanti sono assenti questa sera, raggiungi gli ammalati, raggiungi diversi che hanno chiesto richieste di preghiera per situazioni difficili. Signore, benedici i nostri fratelli e sorelle ovunque si trovano in questo momento. Signore, veramente tu puoi fare cose grandi e vogliamo mettere la fede stasera. Signore, aumentaci la fede affinché possiamo credere nell'opera tua meravigliosa e gloriosa. Stai con noi stasera, Signore. Oh, amico fedele, stai con noi e benedicici in abbondanza, tanto, tanto stasera. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Un altro cantico. Padre. Amen. Vogliamo cantare Padre, allora? Gloria a Gesù. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Signore, alleluia, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, gloria, 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 gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Nostro Padre Celeste, ti adoriamo, Signore, ti benediciamo. Gloria a Dio, Padre nostro, gloria a te, Signore. Grazie, Signore Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia, 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 gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Padre, posso dire solo questo. Ciò che fai ogni istante tu per me, Padre, che mi svegli la mattina of
solo te. Alzo gli occhi e ci sei tu, sempre. Gloria a Dio, alleluia.
Alleluia! Oh, speranza di vita, speranza di gloria. Gloria, gloria a Dio, gloria a Dio. Aleluya. Pasando por vicisitudes, Dios, mi Señor. Ten misericordia, Dios. Padre, ten misericordia, Padre de la Amén. Gloria. Quita todo pensamiento Dios. Negativo, Señor, de su mente, en el nombre de Jesús. Gloria, Dios. Mira lo que quieren cometer errores, Señor, no lo permita. Ten misericordia, porque tu misericordia es para siempre. Oh, Padre amado, tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Gloria. Dios de alegría. Gracias. Un Dios Amén. Que sostiene Amén. Y bendice, Amén. Mi Señor, ese eres tú, el Dios que he conocido, un Dios grande, Gloria. Poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios, Señor, aleluya, que bendice de una manera muy especial. Gracias. Padre, mire esas personas que están padeciendo de necesidad, Padre amado. Yo te lo presento ahora en el nombre de Jesús, que Amén. Tú vayas visitándole, Amén. Dios, alabanza. Que tú obres en ellos, Señor, y lleve el sustento a cada uno de ellos. Mira a esos niños, Señor, que están, Señor, sin sus tutores, Padre de la gloria, que andan divagando en las calles. Oh, Dios, ten misericordia. Padre, cobíjalo, Señor, protégelo, envía a tus ángeles con ellos, Dios, aleluya. Protege cada niña, cada niño, Señor, en el nombre de Jesús. Cada envejeciente, mi Dios, que no puede valerse, Padre de la gloria. Y que no tienen sus hijos al lado, Dios. Aquellos que no tienen hijos, Padre, ten misericordia de ellos. Padre, tú eres su creador, tú eres su brazo fuerte, mi Señor, alabanza. Sosténlo, Padre amado, dirígelo, Señor, restablece sus huesos, Padre de la gloria. Dale fuerza de tus fuerzas, Señor, alabanza. Padre, sobre todo te pido que salve sus almas en el nombre de Jesús. Visita los hospitales, visita las clínicas, Señor. Aún los que están enfermos en sus hogares, obra en ellos salud, Señor. Y dale paz y quietud a sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, porque tú visitas, Señor, las cárceles. Padre, en el nombre de Jesús, tú vienes libertando a esos encarcelados, mi Dios, aleluya. Padre, tú le das la libertad de su alma, tú le das la libertad física, en el nombre de Jesús, alabanza. Oh, Señor, Padre, Señor, Señor, amén, amado, amén, Padre Santo, amén. En el nombre de Jesús, gloria. Padre de la gloria, ve a favor de ellos, te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, aleluya. Gracias, gracias Jesús, Señor. Grazie, gracias, Jesús, Padre. Grazie, Gesù, amén, gracias, amén. Señor, aleluya. Alleluia, gracias, alleluia, gracias, alleluia, Signore. Gloria a Dio, Dios. Gloria grazie, a Dio, Signore. Grazie Signore, grazie, un'altra preghiera ancora, se c'è, gloria a Dio, stiamo ancora in preghiera, grazie, alleluia, grazie, nella preghiera troviamo la forza, grazie, il coraggio, Signore. Gloria grazie, a Dio, Signore. In comunione grazie, con Gesù, amato, grazie. Grazie. Seguimos clamando, Dios mío, unánime en un mismo sentir, poder de Dios. Padre, venimos ante tu presencia pidiéndote, Dios mío, que venga a favor, Espíritu Santo, de estas personas, Dios mío, que son incrédulos. De estas personas que dicen ser llamado ateo, Espíritu Santo. Ten misericordia,
onori a Dio. Riempi il suo cuore da te, riempi il suo cuore di amore. Padre, apre il suo occhio spirituale di maniera che loro ti possano guardare. Gloria. E ti possano conoscere, Spirito Santo. Ten misericordia, grazie. Gesù, ten misericordia di questa gente, amen. Spirito Santo. Guardale, Signore, falle vedere la tua gloria. Falle vedere che c'è potenza in te. Sì, Signore. Falle vedere che tu amen. Sei grande. Amen. Dio mio, ten misericordia di questa persona, Signore. Amen. Poder di Dio. Spirito Santo, rivelatele in sogno, rivelatele, rivelale tu gloria, Signore, nel nome di Gesù. Grazie. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Ya que estamos viviendo unos tiempos peligrosos, ya que estamos viviendo los tiempos finales, ten misericordia de estas personas, Dios, de manera que no se pierdan. Ten misericordia de sus almas, Señor, aleluya. Y ayúdanos a nosotros, Espíritu Santo, a poder agradarte. Leva de nuestra vida todo lo que no te agrada, Señores. Gracias. De manera que podamos vivir de manera a tu voluntad, amén. De manera que aleluya. Te podamos agradar en todo lo que pensamos. Amén. Que con nuestro pensiero te alodiemos. Amén. Que con nuestro pensiero te agrademos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, grazie Signore, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, gloria a Dio. Io so che tu sei qui, vogliamo cantarlo? Il 161? Gloria a Dio, amen. Grazie Gesù. Vieni su di noi, riempi i nostri cuori e guidaci al Padre. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Cantiamo il 161 dopo queste belle preghiere. È bello vedere credenti che, dice la scrittura, spandere l'anima davanti al Signore. Mi comprendete? Spandere l'anima davanti al Signore. E mi viene, ma ascoltate, la figura di Anna al tempio, una donna che aveva problemi, ma andava nella casa del Signore e spandeva l'anima sua davanti a Dio. Non riusciva a parlare, ma il suo cuore era verso Dio. E riunione dopo riunione era sola, il sacerdote comprese in parte. Prima disse ha bevuto, poi quando si rese conto che era una donna che aveva veramente bisogno del Signore, gli scendevano le lacrime forse, allora comprese che era una donna che era andata lì per ricevere un miracolo dal Signore. E noi siamo venuti qui stasera, gloria amen. A Dio. Amen. Anche con lacrime ho visto qualche lacrima. Gloria a Dio. Amen. Per spandere l'anima nostra davanti al Signore. Amen. Caro Enzo qui lo abbraccio nell'amore del Signore. Gloria a Dio, fratelli amen. E sorelle. Spandiamo l'anima nostra al Signore. Abbiamo bisogno di Lui. Cantiamo il 161. Grazie Gesù. 161.
so che tu sei qui, Signore, sento il tuo camminare, Signore, ti muovi l'altro popolo, portando la libertà. Io so che tu sei qui, Signore, sento il tuo camminare, Signore, ti muovi l'altro popolo. Portando libertà, con la fede arriverò, con la fede mi toccherò. Mi permettete un altro coro alla dolce presenza tua, Signor, il tuo nome santo adoriamo. Sento questo cantico fin dall'inizio della riunione. 101, cantico 101. Poi leggeremo un po' della scrittura, il Signore ci aiuterà. 101. Presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Jesus, in the name.
santo adorar. Y tu nombre, Jesús, mi nombre que Padre no a Dio. Grazie Signore. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Grazie, un po' più alto il volume qui sempre. Grazie. Vogliamo leggere la parola del Signore stasera ancora una volta. Sono emozionato ancora una volta. Sono commosso ancora una volta. La presenza del Signore è evidente stasera. Gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore. Prima di venire al culto stasera, un'ora prima, stavo pensando alla riunione, al culto qui, e a un certo punto ho sentito il tocco di Dio, il tocco di Dio. E come la sorella Giulia, mentre pregava, piangeva, cominciato a piangere anch'io, a casa, stavo a casa. Sentivo la presenza del Signore e anche la responsabilità naturalmente di stare qui dietro. Voi pregate per me, è vero? E io sento, non riesco a parlare, io sento la presenza del Signore qui in mezzo di noi. Gloria a Gesù, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, grazie Gesù. Voi mi comprendete? Sì? Quando il Signore è presente c'è anche l'emozione grande. Possa Dio stasera toccare tutti noi stasera. Possa l'Onnipotente toccare tutti noi. Che ne tutta Guidonia, quanti sono assenti, quanti si affidano alle preghiere, ho ricevuto diverse telefonate ultimamente in questi giorni di fratelli che non sono qui, anche di Napoli, di altre parti, che chiedono preghiere. Possa Dio benedire il popolo di Dio, il suo popolo. E noi facciamo parte del suo popolo. Facciamo parte del popolo di Dio. Gloria a Dio. Che faccio, fratelli? Sono tanto emozionato. Leggo qualcosa. Colossesi, in Colossesi capitolo 2, dal verso 4 al verso 7.
Gloria a Dio. Ci siede? Me. Gloria a Dio. Dice l'Apostolo Paolo a questa chiesa, a questi fratelli e sorelle: dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente. Paolo era in prigione, ma era spiritualmente presente con quei fratelli e sorelle. E mi rallegro, vedendo il vostro ordine e la vostra fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondante nel ringraziamento. Benedetta parola del Signore. L'Apostolo Paolo si rallegra di questa chiesa di Colosse, che era una chiesa che aveva il Signore. Erano dei credenti ferventi, come anche qui abbiamo dei credenti ferventi nel Signore. Era una chiesa solida, forte in Cristo, e la loro vita era basata sul Signore. E questo è importante, fratelli, ancora per oggi. Lui può dare un encomio, un incoraggiamento, e si rallegra nel sentire le notizie belle di questa chiesa. Fratelli e sorelle, noi vogliamo oggi ancora una volta sentire le belle notizie in mezzo alla fratellanza, in mezzo a tutti i credenti. Ci sono tante notizie che non vanno bene, ma noi quelle le vogliamo mettere da parte stasera e vogliamo dire gloria a Dio, Signore, perché Tu stai operando nella Tua Chiesa, nella Chiesa di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, non soltanto qui, ma il Signore sta operando in Sud America, sta operando in Cina, abbiamo belle notizie, sta operando in Africa, in ogni posto dove ci sono credenti semplici, amabili, che hanno fede nel Signore, una fede genuina, vera, sincera, spontanea verso il Signore. E Lui, dice l'Apostolo Paolo, si rallegra nel vostro ordine. Che vuol dire questo? Non un ordine umano, comprendete? Non sta parlando di un ordine umano, tutti belli seduti, tutti belli sistemati, non è questo importante per il Signore, ma qui il significato è la loro fermezza, cioè l'ordine uguale fermezza nel Signore. Non si lasciano trascinare da parole seducenti, da parole che tanti dicono, che cercano di trasportare le persone di qua e di là. E noi stiamo vivendo questo il tempo, l'ho ripetuto più volte, questo è il tempo, quando le persone dicono oh, il Signore è qui e il Signore è là, venite di qua e di là, non andate, dice il Signore, perché Gesù è ovunque, in ogni luogo, fratelli e sorelle. Gloria a Dio, non c'è un luogo speciale. Oh, fratelli e sorelle, non è una terra promessa in Gerusalemme. Ci sono molti che fanno dei viaggi. Bello andare in Gerusalemme. Io vorrei andare a vedere
la città santa, ma non posso, non posso andare. Ma gloria a Dio, perché qui può essere una piccola nuova Gerusalemme. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Alleluia. Perché dove c'è il Signore è un luogo santo. Ricordate Mosè? Mosè quando ebbe quell'esperienza con il pruno ardente che si incendiava ma non si consumava. E Dio gli disse: togli i calzari, togli le scarpe, perché questo luogo dove tu sei è santo. Dove sono due o tre radunati nel nome del Signore è un luogo santo, fratelli e sorelle. Ricordiamoci questo quando veniamo al culto. È un luogo santo, la presenza di Dio santifica il luogo, non le mura, ma il luogo dove sono i credenti. Tu sei parte della Chiesa di Cristo, tu sei santificato, fratello, sorella, tu sei trasformato in Cristo Gesù. Allora l'Apostolo Paolo si rallegra in questo ordine, in questa fermezza, fratelli e sorelle. E questo è un linguaggio militare per certi versi, perché l'Apostolo Paolo aveva davanti a sé i soldati romani. Voi sapete che l'esercito romano è stato uno degli eserciti nella storia più potente che ci sia mai stato. Avete studiato, qui abbiamo anche degli insegnanti. Un esercito potente che conquistava al tempo, ovunque passava, non c'era speranza. Portavano via tutto, conquistavano territori e su territori. Perché? Perché tecnicamente era un esercito unito, fratelli e sorelle. Quando affrontavano il nemico erano spalla a spalla, dice la storia, ed erano uniti. E con quel sistema riuscivano a distruggere gli eserciti avversari. Fratelli e sorelle, la stessa cosa è spiritualmente parlando. Quando la Chiesa è unita, quando la Chiesa è unita nell'amore, conquista i territori, sconfigge il nemico, ha la vittoria in Cristo Gesù. Quando è unito, quando è disunito, quando c'è non c'è l'amore, quando non c'è la maldicenza e quando c'è le parole che non vanno bene, allora c'è disunione e l'avversario entra e distrugge l'opera del Signore, fratelli e sorelle. Ma noi siamo qui stasera per essere uniti insieme nell'amore di Gesù Cristo, fratelli. Dobbiamo essere uniti in quell'ordine, fratelli, che ci dà l'opportunità di avere la presenza di Dio. Voglio dire, il Signore non può essere presente dove c'è il disordine, dove c'è la disunione, dove ci sono le discussioni, dove ci sono le dispute, spero che in italiano mi comprendete, dove si litiga, dove i credenti stanno sempre lì in discussione. No, fratelli e sorelle! Soltanto l'amore di Cristo ci unisce e allora noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. Oh, dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 14, 33, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Dio non è di confusione, ma di pace. Fratelli e sorelle, alcuni negano questa realtà dell'ordine, dell'unione, della compattezza. No, io faccio come mi pare, io vado dove mi pare, io gestisco la mia vita. Non sto parlando a casa, ognuno a casa fa quello che vuole, non sto parlando. Ma nella comunità noi siamo l'uno per l'altro. Io non posso fare come mi pare, voi non potete fare come volete, ognuno così. Dobbiamo essere uniti nello Spirito. Lo Spirito è uno, fratelli e sorelle, e unisce in quell'ordine, in quella forza,
in quella disciplina, fratelli e sorelle, un ordine che parte anche a livello personale, perché noi cerchiamo il Signore personalmente anche, ed è importante, fratelli e sorelle, noi siamo figli di Dio, e non lo dico io, lo dice lo Spirito Santo, che ce lo attesta, che noi siamo figli di Dio, siamo principi. Alleluia, gloria a Dio, fratelli e sorelle. È importante questo, un ordine personale. Noi abbiamo la vita eterna e io voglio andarci con Gesù. Voi volete venire? Vogliamo andare con Gesù in cielo? E allora ecco, siamo qui per essere benedetti dal Signore ancora una volta. Un ordine naturalmente collettivo, questa Chiesa dava il senso vero. Oh, fratelli e sorelle, lo Spirito Santo deve essere presente. Qualche giorno fa ho scritto qualcosa, ho detto, io vorrei che si tornasse alla Chiesa Apostolica, al modello apostolico, e qualche credente che non conosco io mi ha quasi contestato questo, lì sul computer. Io ho risposto tanto per rispondere, ma il modello è la Chiesa Apostolica, fratelli e sorelle, oh, gloria a Dio. Potessimo vedere questa sera i miracoli che c'erano nella Chiesa Apostolica, nel Libro degli Atti, potessimo vedere ancora noi, vedere le persone salvate, potessimo vedere i ciechi che recuperano la vista. I discepoli erano uniti insieme. Sì, ci sono stato, qualcuno ha detto, beh, ma non era perfetta. Ma perfetto non è stato mai nessuno. Ma quando ci sono state delle discussioni, poi si sono ritrovati in Cristo. Hanno piegato le proprie ginocchia. Pietro e Paolo, è scritto, ebbero anche un confronto molto duro, molto energico, ma alla fine si abbracciarono nell'amore di Cristo. Questo è importante, fratelli e sorelle, dobbiamo imparare questo, che Dio ci aiuti ad essere una famiglia benedetta, una famiglia benedetta dal Signore, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. La fermezza poi della vostra fede in Cristo. Ma questo è fondamentale, ma questo è fondamentale, è necessario. Se noi non abbiamo fede nel Signore, non andiamo da nessuna parte. La nostra vita cristiana non può svilupparsi e neanche la Chiesa può crescere se noi non abbiamo fede in Cristo. Cristo il nostro benedetto Salvatore, fratelli e sorelle. Oh, è importante la fermezza, oh, che ci dà la forza di sconfiggere il male, sconfiggere i dubbi, sconfiggere le avversità. Come si vince? Avendo fede nel Signore. Questa è la fermezza del credente. L'Apostolo Paolo scrive in Giuda verso 3: mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Sono stato costretto a scrivervi, evidentemente c'era qualche problema, avevano perso la fede, forse, c'era un momento di difficoltà. Ma eccolo che esorta questi credenti in Giuda verso 3 a combattere per la fede che è stata una volta tramandata ai santi. Fratelli e sorelle, noi abbiamo tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduti ed hanno combattuto il buon combattimento della fede, è scritto. È vero, fratelli e sorelle, è scritto così, il buon combattimento della fede.
non della forza personale, non dell'intelligenza, non della propria spiritualità, quella viene dopo, ma la fede nel Signore. Il combattimento si fa in questa maniera, allora possiamo vincere. Dobbiamo vincere, fratelli e sorelle, rimaniamo saldi, fermi nel Signore. I tempi sono difficili, i tempi sono difficili. È facile oggi uscire dalla strada. Che qual è la strada? Gesù Cristo. Gesù l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E stiamo lottando contro le religioni, perché non ci piacciono. La religione non serve, è Gesù il nostro benedetto Salvatore, e lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita, non la chiesa questa o l'altra chiesa, gloria a Dio. Io sono. Lui poteva permettersi di dire io sono, perché lui era il figlio di Dio, il figlio di Dio. Noi, fratelli e sorelle, siamo in lui, in Cristo. Allora, se siamo in Cristo, siamo più che vincitori. Gloria a Dio. Alleluia. Qui ci sono dei problemi, ognuno ha i suoi problemi, ma in Cristo possiamo vincere, siamo più che vincitori, abbiamo già la vittoria. Ecco la fede significa credere già prima che accade qualcosa di buono da parte del Signore. Non è avere fede dopo che si è ottenuto qualcosa dal Signore di bello, ma avere fede prima, dire: Signore, io ci credo che tu magari domani opererai nella mia vita, mi darai quello che è buono per me. Quella è fede. La fede è qua, che non vede le cose già che non ci sono, che non ci sono, ma le vede già realizzate. Questa è la vera fede, fratelli e sorelle. Molti dicono: ma io ho fede, ma intanto hanno tutto quello che devono avere. Hanno tutto, anche a livello materiale. Hanno tutto, io ho fede, grazie. Ma quando sei nella difficoltà, magari anche economica, magari mancanza di lavoro o quant'altro, uno mette in azione la fede e dice: Signore, io credo in te, credo in te. Fratelli e sorelle, noi abbiamo lo scudo, l'armatura. Sapete l'armatura cristiana? L'elmo della salvezza, ma lo scudo della fede. Alleluia! Perché lo scudo era importante per il soldato romano, perché bloccava i dardi, le lance degli avversari. E noi siamo la stessa condizione. La fede blocca i dardi infuocati del maligno, del diavolo. Non vi voglio spaventare, ma è una realtà. Il diavolo lancia delle frecce terribili verso il credente affinché sia abbattuto. Ma stasera noi diciamo: Signore, io ho fede in te, prendo quello scudo della fede per combattere il buon combattimento della fede. Grazie Signore, amen. Gloria a Dio. È importante questo. Oh, alleluia. Riteniamo fermamente, è scritto in Ebrei capitolo 4 verso 14, riteniamo fermamente la confessione della nostra fede. Ebrei 4:14. La fede si confessa, la fede si manifesta. Non è soltanto un sentimento che uno tiene per sé. La fede deve uscire fuori, perché fa del bene agli altri. È vero, fratelli e sorelle, quando voi testimoniate, quando voi pregate,
con tutto il cuore, mettendo in azione la fede, voi siete di benedizione anche per gli altri fratelli e sorelle. Ognuno ha il proprio compito, ognuno deve dare il proprio supporto. L'esercito non è che una parte sta accantonato e si nasconde, una parte combatte. Tutti combattono, tutti insieme, fratelli e sorelle. Il buon combattimento della fede, ancora una volta. La fermezza è necessaria nella preghiera, rimanendo fermi. Sapete, il dubbio, la paura, quanti sentimenti potrei elencare stasera? Ma tanti. Il dubbio che comincia dalla testa, dice: ma no, non succederà. Io mi ricordo in tanti anni, sono tanti anni ormai, a volte abbiamo pregato e poi ho fatto io l'esperienza, ma credo l'avete fatta anche voi, vi è capitato. La preghiera per qualcosa e poi immediatamente arriva il dubbio. Ma ti pare che tu hai pregato e il Signore sta ascoltando la tua preghiera? L'avete fatta questa esperienza? Capita qualche volta. Il dubbio. Ah, il Signore non ha ascoltato. Eh sì. Ma da chi viene? Io dico prima di tutto dal diavolo. Sapete, io sono arrabbiato col diavolo. Lui è arrabbiato con noi. E io sono arrabbiato col diavolo, sono indignato e veramente... Perché? Perché lui è l'autore di ogni male, di ogni cosa malvagia. Poi ci mettiamo anche noi la parte nostra, magari. No, siamo deboli. Ed ecco il dubbio. Ho pregato, ma non succederà niente. No, io mi ricordo molti anni fa quando ero ragazzo, i nostri fratelli anziani pregavano e poi dicevano, magari per un malato, per una malattia, per qualunque cosa, anche con l'unzione dell'olio, sapete, è normale questo, è scritto, andate a casa e continuate ad avere fede nel Signore. Gloria a Dio. Questo è importante, non soltanto in chiesa, ma anche a casa, continuare ad avere fede nel Signore. Io mi rendo conto che sto toccando tasti molto delicati, non è facile, ma che Dio ci dia grazia di mettere quell'elmo della salvezza. Gloria a Dio, fratelli e sorelle, il Signore ci ha salvati. Ecco, lo voglio dire, sapete, dico soltanto questo, ci stanno seguendo in tanti, improvvisamente, in queste ultime settimane, decine e decine di credenti in diretta, e anche dopo, il culto di domenica è stato visto da un centinaio e più di persone e stanno aumentando di giorno in giorno. Noi diciamo a questi fratelli e sorelle, ma anche qualcuno nuovo magari, diciamo dobbiamo avere fede nel Signore, noi e voi, anche voi che siete di là della telecamera, fede in Cristo Gesù, fratelli e sorelle, una preghiera sicura, certa, perché il dubbio blocca l'opera di Dio. Il dubbio blocca l'opera di Dio, perché se io prego e intanto dentro di me c'è il dubbio, non andiamo da nessuna parte. Si diceva una volta che la preghiera si ferma al soffitto del locale, e lì si ferma. Ma se la preghiera è fatta con fede, arriva fino al trono della grazia di Dio. Lo sai tu che le tue preghiere, quando tu le fai, sono un profumo davanti a Dio, è scritto? Vanno nelle coppe, è scritto? Sì, la Bibbia così dice. Vanno in quelle coppe davanti al trono. Alleluia, alleluia, alleluia! Allora stasera nessun dubbio, nel nome potente di Gesù noi preghiamo e noi, anzi, dico una frase forte, sgridiamo stasera il nemico, il diavolo, nel nome di Gesù, di lasciare la nostra vita in pace. Amen, fratelli e sorelle,
vada via nel nome di Gesù, perché noi vogliamo glorificare il nome del Signore, vogliamo servire il Signore, dobbiamo prendere autorità. Ero ragazzo, le mie sorelle mi stanno comprendendo, ero ragazzo e c'erano dei fratelli e sorelle, adesso ci sono ancora, ma un po' meno. C'erano dei fratelli e delle sorelle semplici, non avevano neanche studiato molto, ma avevano capito il segreto. Loro sapevano che avevano l'autorità sul diavolo. L'autorità da chi? Il Signore, l'abbiamo detto, lo ripetiamo ancora una volta. Il Signore ci ha dato autorità, ha dato ai discepoli e l'ha data a tutti. L'autorità di calpestare i serpenti, di fare qualunque cosa nel nome di Gesù Cristo, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Alleluia. E chiudo quello zoppo al Tempio, quando Pietro e Giovanni andarono e trovarono quell'uomo che era lì e chiedeva l'elemosina. Ecco perché mi rifaccio alla Chiesa Apostolica, e qualcuno ha detto: fratello, ma tu sei antico, voglio essere antico. Pietro e Giovanni, ripieni di Spirito Santo, vi ricordate? Nel libro degli Atti è scritto, i primi capitoli, dice: noi, disse Pietro, non ho né soldi, non ho denaro, né argento né oro. E poi che disse? Ma nel nome di Gesù, alzati e cammina. Alleluia! E in quell'istante quell'uomo prese le forze, prese il suo lettuccio e se ne andò via glorificando il nome del Signore. Gloria a Dio! E perché? E perché noi non dovremmo avere questo, fratelli e sorelle? Che cosa impedisce che anche noi possiamo vedere, non per dare gloria a noi, ma per dare gloria a Dio? Perché anche noi non possiamo avere questa opportunità di dire alle persone, ripieni di Spirito Santo, alzati e cammina nel nome di Gesù. Gloria a Dio. La cristianità, vorrei far tremare questo pulpito, si deve scuotere dal torpore, iniziando da noi. Ma dice: fratello, però pensa prima per te. Io ho detto: sì, ci sto pensando anch'io. Io ho risposto. Ci sono a volte quelli che sono un po' duri e vanno lì. Sì, ok, risveglio, lo Spirito Santo lo voglio io. E lo volete anche voi, è vero, fratelli e sorelle? Vogliamo lo Spirito Santo, che è potenza. Lo Spirito Santo è dinamite, è una bomba atomica spirituale. Alleluia! Gloria a Dio! Benedetto il nome del Signore. Allora, mi fermo, fratelli e sorelle. Potrei continuare, sono le 8:10. Ma gloria a Dio, siamo concordi. Quello che voglio dirvi, rimaniamo uniti nel vincolo dell'amore. Amen? Uniti insieme, alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gloria a te Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Santo sei Signore, santo. Ah. Grazie Gesù. Grazie. Signore, perché ci hai dato potenza, Signore. Oh Signore Santo, grazie. E ti vogliamo dire, abbi pietà di noi, misericordia, perdonaci, perché se non abbiamo fede non ti possiamo piacere, perché è scritto questo verso, perché senza la fede non possiamo piacerti. Signore, aumentaci la fede,
Signore, aumentaci, Signore, quel desiderio di conoscerti sempre di più nella tua parola, perché se l'abbiamo letta un tempo, Signore, la dobbiamo rileggere sempre. Signore, aiutaci a ripercorrere i sentieri antichi, così come è scritto, Signore Santo, perché, Signore, la tua volontà è quella che noi ubbidiamo a te, oh Signore, ubbidiamo a tutti i tuoi comandamenti e a tutti i tuoi detti, perché Gesù ha detto che lui non è venuto a cancellare ciò che è stato detto, ma a portare a compimento l'opera sua, oh Signore Santo. E con quel sacrificio che lui ha fatto sulla croce, Signore, morendo sulla croce, spargendo tutto il suo sangue, Signore, che ci ha lavato e ci purifica ancora oggi, Signore, dei nostri peccati, ci giustifica, Signore. Oh, Signore Santo, grazie mille volte. Ma da questo momento veramente, Signore, uniti in un unico sentimento ti vogliamo dire, aumentaci la fede, Signore, metti uno spirito nuovo, Signore, più forte dentro di noi, Signore, rinnova, Signore, rivivifica le anime nostre, Signore, perché abbiamo bisogno di te, oh Signore, perché tu ci hai dato tutto, Signore, ci dobbiamo ricordare, Signore, tutte le cose che hai fatto quando abbiamo avuto la nuova nascita, quanto veramente c'era quel fuoco consumante, Signore, che era nell'animo nostro, di renderti grazia, perché ogni minima cosa che ti chiedavamo tu ci esaudivi, Signore, e tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, non cambi, tu sei lo stesso, Signore Santo. Ci rimettiamo nelle tue mani questa sera, noi vogliamo essere tuoi servitori, strumenti nelle tue mani. Fuori da questa porta, Signore, ci sono anime perdute che hanno bisogno di te, oh Signore. Quale responsabilità abbiamo, oh Signore? Tu hai fatto ogni cosa per noi, Signore, ma noi dobbiamo essere strumenti, perché dobbiamo testimoniare delle cose grandi che tu hai fatto, oh Signore, e non ci vogliamo dimenticare dei miracoli che hai fatto nelle nostre vite. La salvezza è un miracolo grande, ma anche ci hai dato guarigione, oh Signore. Signore Santo, ti vogliamo ringraziare e benedire con tutto il nostro cuore, e vogliamo rimanere fermi, Signore, in te, Signore, fermi in te, oh Signore, e fermi nella tua parola, oh Signore, e grazie mille volte, grazie, Signore, per tutto ciò che fai e che farà, oh Signore. Lode e gloria al tuo nome, nel nome prezioso di Gesù, Padre, ogni cosa, e benedici tutto il tuo popolo, tutto il tuo popolo sparso sulla terra, Signore, che veramente nei tempi in cui siamo, Signore, possono veramente essere trasformate le anime, oh Signore, per la gloria tua, oh Signore Santo. Grazie. Tu ci hai dato la vittoria. Ce l'hai dato la vittoria in Cristo Gesù, e noi non vogliamo fare dei passi indietro, non vogliamo frapporre fra te e noi una barriera, oh Signore. L'avversario ci prova, Signore, del continuo, ma noi vogliamo dire, vai via da noi, Satana, perché non abbiamo niente a che fare con te, tu non hai niente a che fare con noi, perché in noi c'è lo Spirito del Signore che ci è stato donato per il sangue di Gesù. Grazie ancora, grazie mille volte, nostro Signore, nostro Dio, nostro Re, nostro Redentore. Grazie, tutto nel nome di Gesù, il Santo, il Giusto, il Perfetto, il Benedetto in Eterno. Amen. Gloria a Dio, grazie. 25. 125, gloria a Dio. 125. Si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è Signore. È il Signore. È il Signore.
alla morte è il Signore, è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Grazie Signore, tu sei il Signore, yes. E noi ti ringraziamo, yes, yes. Ed ora accompagnaci alle nostre case e benedici la nostra vita anche questa notte. Magari tu questa notte ci svegli e ci vieni a parlare, l'hai fatto tante volte, fallo ancora Signore. Stai con noi, rimani con noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.